Entusiasmanti servizi in anteprima, la puntata 266 di Safe Drive si concentrerà oggi sulle proposte che arrivano dal Giappone. La prova della settimana infatti si terrà a bordo della compatta sportiva Honda Civic, testata con la motorizzazione 2002 da 150 cavalli. Per la rubrica in rosa invece saliremo a bordo di Subaru Trezia, la vettura più piccola della gamma della casa delle Pleiadi, che si rivolge prettamente al pubblico femminile e a tutti coloro che necessitano di una urban car che faciliti la guida nel traffico cittadino. Spazio inoltre a due new entry del mercato europeo che presto arriveranno in Italia. Mi riferisco a Toyota Auris, rinnovata e offerta con serie di motorizzazioni in grado di soddisfare le esigenze di un vasto pubblico, e a Opel Adam, modello di grande appeal che entrerà a far parte del segmento delle city car. Questo e molto altro ancora con la puntata 266 di Safe Drive. Valeria Bocca vi aspetta. Buona visione da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Alcar, your wheel partner. D-Link, building networks for people. Telespettatori carissimi, anche oggi sono lieta di condurvi all'interno di un viaggio virtuale tra le novità proposte dal settore motoristico. Questa sera occhi tutti puntati su alcuni tra i più importanti brand giapponesi, con i servizi dedicati alla nuova Toyota Auris, svelata in anteprima a Lisbona, in Portogallo, e le prove su strada della sportiva Honda Civic e della Subaru Trezia. Quest'ultima testata in chiave femminile durante l'appuntamento mensile con la rubrica in rosa. Spazio inoltre alla nuova vettura del segmento delle piccole vetture da città. Si tratta di Opel Adam e darà del filo da torcere alle city car più blasonate, senza dimenticare le consuete interviste in studio con i nostri graditi ospiti. Non perdiamo dunque altro tempo e diamo subito inizio alla puntata 266. Diavolina Pellet Spazzacamino, il prodotto brevettato da Diavolina che pulisce dall'interno. Non potendo pulire e accedere direttamente là dove la fuliggine si deposita, l'unica alternativa è uno strumento capace di agire dall'interno. Basta versare l'intero contenuto della confezione nel vano di carico della stufa e durante la combustione Diavolina Pellet Spazzacamino libera speciali sostanze catalitiche che scompongono le incrostazioni presenti nelle tubazioni. La casa automobilistica francese Citroën contribuisce a portare in Italia uno degli eventi musicali più spettacolari al mondo, che prende il nome di Sensation, e approderà all'Unipol Arena di Bologna il 13 aprile del 2013. Come le automobili della gamma DS, lo spettacolo che si terrà nel capoluogo emiliano si rivolge ad un pubblico giovane, dinamico e moderno, che ama la musica e la danza. Sensation, Source of Light, è un evento di fama mondiale, composto da oltre 6 ore di performance sul palco, interpretate da DJ, acrobati e attori. Un progetto che si sposa appieno con la creative technology della nuova compatta DS3 Cabrio. Sposiamo Sensation con la DS3 Cabrio perché sarà proprio il culmine del lancio della DS3 che è stata presentata a Parigi all'ultimo salone e che ha avuto un'ottima accoglienza e un buon successo a livello di visibilità. E ci saranno da oggi fino al 13 aprile tutta una serie di operazioni che coinvolgerà il web e anche tutti i nostri proprietari della linea DS che potranno avere magari delle operazioni di facilità sull'acquisto dei biglietti. Stiamo studiando delle operazioni innovative proprio sul web. Ancora una volta quindi Citroën dà prova della sua continua evoluzione. Un'evoluzione che ha come obiettivo principale quello di posizionare il marchio tra segmenti automobilistici premium. È questa infatti la linea e la filosofia perseguita dalla filiale italiana della casa francese, diretta dal primo giorno di ottobre dal nuovo direttore generale Pablo Martín Puey.
Mercato premium è difficile, anche devo dire che la linea di E-Soce ha meglio risultato che alcune marchio specialista. Noi abbiamo lanciato di S3, di S4, di E5 nelle ultime tre anni e noi oggi quando il marchio Citroen ha un 11% che vendiamo della linea DS in Europa, noi vendiamo 15% in Italia, che mostra che il design continua a essere molto importante per un italiano. C'è un Auris per ognuno di noi. Per la compatta di casa, Toyota ha un'offerta ampia che spazia dai motori benzina al diesel sino alla versione hybrid. Ma la nuova generazione della compatta giapponese è oggi più moderna, più dinamica e dotata di maggiori equipaggiamenti. La nostra redazione è andata a scoprirla in Portogallo, precisamente a Lisbona. La protagonista del nostro primo servizio di oggi è proprio lei. Akio Toyoda, numero uno di casa Toyota, ama le auto di carattere, tanto da decidere di mettere il suo zampino illuminato nello sviluppo della nuova Auris per farne finalmente, dopo tanti anni di onorato quanto modesto servizio, una vettura di successo. E la rivoluzione ha dato i suoi frutti. La nuova Auris non passa inosservata e presenta ora un bel muso di grande personalità. Un frontale fatto di linee sapientemente perfezionate nei punti giusti, con una calandra a V di grande design, capace di creare un diversivo in mezzo a una profusione di superfici morbide. E se il profilo laterale mantiene un'impostazione classica, a stupire è un posteriore spiovente e grintoso, quasi in stile IQ. Lunga 427 cm, larga 176 e alta 146, la Auris 2013 si rinnova anche al suo interno, specie al posto di guida, dove tutti i comandi sono rivolti verso il guidatore. Semplici da capire e da usare, compresa l'interfaccia di intrattenimento touchscreen. Di ottima qualità anche i materiali, davvero morbidi al tatto, con la plancia che può essere richiesta anche parzialmente rivestita nella stessa pelle dei sedili. Toyota Auris 2013 viene offerta in una gamma che prevede tre famiglie diverse di motori a quattro cilindri, benzina, diesel e ibrido, con potenze che vanno da 99 a 136 cavalli e cilindrate da 1,3 a 2 litri. La trazione è sulle ruote anteriori, mentre i cambi possono essere manuali a 6 marce o automatico CVT, cioè con rapporti a variazione continua. Un discorso a parte merita poi la Auris Hybrid, che sarà la grande mattatrice e in Italia rappresenterà la metà delle vendite. Un modello che unisce un 4 cilindri da 99 cavalli a un elettromotore per una potenza combinata di 136 cavalli. Un'auto capace di percorrere 2 km in modalità elettrica e accreditata di una percorrenza di oltre 26 km con un litro a fronte di emissioni da 87 a 91 grammi di CO2. La nuova Auris è un prodotto che è stato rivisto complessivamente a 360 gradi in termini di design, in termini di cura dei dettagli, interni, spazi per passeggeri e bagagli, comportamento dinamico propulsori, e in questo contesto riteniamo che l'offerta full hybrid rappresenti l'elemento più importante in assoluto. Noi quest'anno supereremo il milione di vetture ibride vendute al mondo e all'inizio del prossimo anno supereremo la soglia di 5 milioni, quindi l'ibrido è la soluzione sul medio e lungo periodo. E lanciamo già la macchina a 17,9 con gli eco-incentivi e questo sarà il nostro prezzo di lancio. Per la prima intervista di oggi diamo il benvenuto a Pierluigi Bonora, caporedattore del quotidiano Il Giornale. Pierluigi, ancora grazie di essere qui stasera con noi a Safe Drive, benvenuto e cominciamo subito con le domande difficili. La situazione del mercato è sempre più drammatica, chiudiamo l'anno con dei numeri in rosso decisamente pesanti. Una piccola considerazione, ci sarà un'inversione di tendenza, finirà un po' l'emorragia, cosa pensi?
La situazione è pesante, è gravissima, non ci sono segnali da parte del governo per cercare di invertirla. Giustamente i costruttori sono preoccupati, ma a essere molto preoccupati, magari ne parleremo in seguito, sono soprattutto gli imprenditori, coloro che vendono automobili, concessionari, tutta la filiera. È una situazione che rischia di crollare come il castello di carte, capito? Quello che sta funzionando un pochino nel settore dell'auto sono le famose chilometri zero. Volente o nolente, un risparmio anche nell'ordine di un 20-25% è un toccasana per tutti noi. Lo trovi una soluzione che può sistemare un po' il mercato o è solo un palliativo? Paradossalmente questa grave crisi che riguarda il mercato italiano dell'automobile se da una parte penalizza i costruttori, dall'altra favorisce invece i consumatori. Quindi le CADE ce la stanno mettendo tutta per cercare di favorire, di rilanciare i consumi. E poi ci sono, come tu dicevi, le famose chilometri zero. E anche in questo caso favoriscono i consumatori ma penalizzano fortemente chi le vende. Da una parte i concessionari che sono obbligati a venderle dalla casa per poter raggiungere il target, cioè gli obiettivi di vendita prefissati, che vogliono voler dire anche dei premi. Dall'altro ovviamente causano un assottigliamento notevole dei margini e quindi la convenienza per chi le vende non c'è. Auto in Italia è indubbiamente Fiat, il gruppo Fiat. La situazione a Torino è allineata a questi numeri difficili o anche nel loro settore vedi magari con le nuove vetture qualche margine di miglioramento? Nuove vetture, poche nuove vetture, diciamo l'ultima nuova è la 500L. Marchionne, l'amministratore delegato del gruppo, ha annunciato qualche settimana fa 17 nuovi modelli da qui al 2016. Il gruppo Fiat, si sta rinnovando proprio in questi giorni. Sappiamo che Alfredo Altavilla è diventato il responsabile del mercato più importante, il mercato europeo dell'automobile. E la nomina di Alfredo Altavilla ha molti significati, quella di mettere, al posto più importante, all'incarico più importante del gruppo Fiat in questo momento, un uomo che ha grandi conoscenze dal punto di vista internazionale, perché è responsabile e mantiene l'incarico anche di sviluppo del business del gruppo Fiat Auto. Però per vedere un vero rilancio del gruppo bisognerà attendere i nuovi modelli, quelli che faranno i numeri, mi riferisco anche ai cosiddetti Gippini, che saranno prodotti a Melfi, non più a Mirafiori, la Fiat X e il gemello della Chrysler, cioè i SUV con dimensioni compatte sul modello Nissan Juke, sul modello Opel Mokka, che stanno andando molto in questo momento. Arrivano un po' in ritardo rispetto ai diretti concorrenti, vedremo alla distanza chi avrà ragione. E poi sarà interessante capire a livello di incentivi, se ne è parlato, c'è qualcosa, quale sarà la scelta giusta e quale sarà l'aiuto per noi consumatori nell'andare a scegliere il modello più interessante? Ma gli incentivi partiranno a gennaio, ma riguardano una fetta piccolissima del mercato, quello delle automobili elettriche, tant'è che partono con ben 2 anni di ritardo, troppo tardi, non servono più, hanno detto le case a chi li ha promossi. Cosa fare? Ci vuole un piano strutturale. Un piano che favorisca questo attraverso sgravi fiscali, attraverso iniziative che inducano il consumatore a comprare. Lo farà questo governo? Non penso. Lo farà il prossimo? All'inizio, e quale sarà innanzitutto il prossimo governo? All'inizio avrà altro a cui pensare. Vedo un 2013 nerissimo. Speriamo che i nostri politici abbiano ascoltato questo appello da parte di Pierluigi Buonora, caporedattore del quotidiano Il Giornale, che ringraziamo per essere stato qui con noi. Grazie a voi. La prova su strada della settimana è dedicata a Honda Civic. Dopo il lancio della nuova generazione avvenuto circa un anno fa, la media giapponese si ripropone con contenuti innovativi ma con lo stesso DNA di sempre, in grado di offrire il giusto compromesso tra comfort e sportività. In questa occasione abbiamo testato la versione spinta da motore 2002 ID.TECH da 150 cavalli. Vediamo insieme. Per la prova della settimana guideremo e racconteremo come va questa Honda Civic. Siamo alla nona generazione di questo modello completamente rivisto nelle forme, nelle dimensioni,
Una vettura estremamente confortevole, abitabile, spaziosa, con un design particolare, un design che forse non piacerà a tutti, ma sicuramente una vettura che fa della volumetria interna un suo plus, oltre a un coefficiente aerodinamico estremamente interessante, 0,27, e questa versione è la versione top con un motore 2,2 a gasolio con ben 150 cavalli. Può sembrare singolare che in un momento di downsizing, cioè motori di cilindrate contenute, Honda proponga su una vettura di classe intermedia un bel diesel di 2200 cm3. Un diesel che eroga 150 cavalli, disponibili a 4000 giri, e una coffia di 350 Nm, dunque una coffia importante, a partire da 2000 giri. Perché è un motore che gira relativamente basso, è estremamente silenzioso, e nonostante appunto la cilindrata, che rientra già in una fascia abbastanza importante, ha dei consumi contenuti. Terrei a sottolineare un aspetto estremamente interessante, che è il comfort generale. Il comfort dato da un'ottima insonorizzazione sia a livello di propulsore ma anche di filtraggio delle sospensioni nei confronti dell'asperità del suolo. Inoltre il sedile in quale sono seduto ha tante regolazioni lombari della seduta vera e propria, che permettono di conformare anche alle persone robuste, come nel mio caso, una posizione di guida molto confortevole e studiata quasi su misura. Dicevo, motore generoso, motore silenzioso, parco nei consumi. In cambio, ecco, forse questo è un piccolo lato negativo di questa vettura, è proposta solo una versione manuale, un buon manuale a 6 rapporti, però per chi è amante dell'automatico, per chi usa molto la vettura in tratti autostradali, ma non solo, un cambio automatico sarebbe stato estremamente interessante. Honda Civic è cresciuta in dimensioni, appeal e capacità di carico, pensate, 4,29 m, 5 ampie porte, una capacità di carico che può arrivare a 1300 litri, specialmente questa versione, la versione Executive, offre veramente tanto a livello di dotazione di serie, tanti accessori che fanno inevitabilmente lievitare il prezzo. Questo esemplare che abbiamo provato costa poco più di 31.000 euro, ma offre veramente molto. Diavolina, tutta la magia del fuoco. Alcar, your wheel partner. D-Link, building networks for people. Vi aspettano dopo la pubblicità. Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Alcar, your wheel partner. D-Link, building networks for people. Sì, ma chissà quando torna, ormai è così tardi. Vabbè, almeno io sono qui al calduccio che lo aspetto. Ehi, stai arrivando proprio adesso, dai, ti saluto, ciao. Tesoro? Finalmente, C'era tanto traffico, guarda, ho preso tanto di quel freddo. Vabbè, dai, togliti il cappotto. Hai acceso il camino? Sì, con Diavolina è semplice e veloce, guarda tu stesso. Diavolina accendifuoco ecologico è un prodotto di facile utilizzo. Intuitivo e pratico, risolve qualsiasi problema di accensione di fuochi in brevissimo tempo. Grazie alle sue proprietà, Diavolina accendifuoco ecologico rispetta l'ambiente ed è facile e sicuro in ogni contesto. Sei stata così brava che stasera cucino io. Se passassimo subito al dolce. Diavolina, tutta la magia del fuoco. Prova anche Diavolina ecologico nella sua elegante confezione da 100 cubetti, in grado di unire la praticità e la qualità di Diavolina alla bellezza di un elemento di gradevole arredo per il tuo camino. Monday, baby, we'll be old. Well, baby, we'll be old.
Carissimi amici di Safe Drive, con la puntata di oggi si conclude anche il nostro long test a bordo di Peugeot 208 nella versione 1002 a 5 porti con allestimento Allure. Ma Andrea, dopo averla testata in questi giorni, cosa ne pensi di questa compatta francese? Direi che i francesi sanno costruire questo genere di vetture e 208 lo dimostra, una vettura semplice ma nello stesso tempo con una grande abitabilità, e il rapporto tra le dimensioni e questo piccolo motore a tre cilindri direi che è vincente perché i consumi sono estremamente contenuti, le prestazioni sono sufficienti in qualsiasi condizione d'uso, e poi a me personalmente piace. E a te, Alice, consiglieresti questa vettura a una ragazza o a una donna come te? Certo Andrea, la consiglierei ad una donna dinamica con un carattere giovanile, grazie proprio allo spirito sportivo che trasmette questa vettura, ma che al contempo non dimentica i dettagli. Una vettura modaiola dalle linee compatte, agile anche in città. Nella versione a 5 porte inoltre è facilitato l'accesso posteriore nel caso una mamma con un bambino dovesse posizionare un seggiolino sul divano posteriore. Sì, mai come in questo caso ci dispiace restituire questa vettura a Peugeot, ma guardiamoci avanti perché tra qualche settimana arriverà la versione sportiva, la GT, una vettura 1006 sovralimentata con grandissime prestazioni, e la saga Peugeot continua. Ora ci trasferiamo di nuovo in Portogallo, questa volta a Cascais, per provare in anteprima un nuovo modello del segmento della City Car. Parliamo di Opel Adam, l'ultima new entry per la casa di origine tedesca, che si propone come valida alternativa alle piccole automobili chic da città che hanno già avuto molto successo in questi anni. Non ci resta che osservarla in anteprima. Opel parte alla conquista dei più giovani e lo fa con la nuova Adam, una city car trendy con un alto tasso di stile e personalità. L'obiettivo dichiarato è quello di andare a presidiare il segmento delle piccole chic, storicamente di proprietà privata di Mini e Fiat 500. In 3,69 metri di lunghezza e 1,96 di larghezza, Opel è riuscita a concentrare un design gradevole, caratterizzato da un frontale di nuovo corso, dove le linee a tutta larghezza della mascherina contrastano con nervature marcate che dal cofano e dai gruppi ottici risalgono in direzione di un tetto bicolore all'apparenza quasi sospeso. Una soluzione di ispirazione nautica, che lascia però ampio spazio a un lunotto posteriore decisamente oversize rispetto alle concorrenti di categoria e che si integra con un posteriore equilibrato ma grintoso. Nell'abitacolo, spazio a soluzioni ricercate, con una plancia dominata da profili da scegliere in diverse soluzioni di colori, e a una console centrale pronta ad accogliere il cuore multimediale della Adam. Ma ci sono anche accorgimenti di grande impatto, come il cielo del tetto Starlight, incastonato da 64 piccoli LED pronti a riprodurre una piccola volta stellata. Dal punto di vista della personalizzazione sono notevolissime le possibilità di specificare i vari dettagli della vettura. Noi diciamo che Adam è la vettura assolutamente più personalizzabile attualmente sul mercato, perché saranno più di 30.000 le possibili combinazioni tra possibilità di cambiare il colore della carrozzeria e del tetto, degli specchietti sia esterni che interni, e una grandissima varietà di cerchi. Anche gli interni sono largamente personalizzabili in una serie di dettagli che fanno veramente di Opel Adam la vettura più personalizzabile sul mercato. Tutte a benzina le tre unità proposte al lancio, un 1200 da 72 cavalli e un 1400 da 100 cavalli, abbinati a un cambio manuale a 5 marce. Tre invece gli allestimenti da scegliere tra Jam, Glam e Slam. Molteplici anche le possibilità di optional high-tech. Si va dal sistema di infotainment IntelliLink, configurabile con ogni smartphone, al Blind Spot Alert, fino all'ormai noto portabici posteriore a scomparsa FlexFix. Il debutto per il mercato italiano è previsto per il prossimo mese di gennaio, con un prezzo di listino che parte da 11.750 euro. Ci ha raggiunto in studio Alessandro Tofanin, responsabile comunicazione prodotto BMW Italia.
Alessandro, questa sera con te volevo parlare di tecnologie e innovazione BMW, però trasportate anche alla vettura d'accesso. Cominciamo a parlare appunto della serie 1 che ho avuto il piacere di provare, l'ultimo restyling anche a tre porte con tanta tecnologia declinata dalla serie 7, dalla serie 5. In effetti abbiamo avuto un autunno molto caldo e con molte novità. Una di queste è proprio la serie 1 che si è rinnovata con le 5 porte, quindi ha introdotto sia sportività anche nella linea, nel design, ma anche molta tecnologia a bordo. La serie 1 è una vettura molto interessante anche per un pubblico giovanile, perché permette di portare tecnologia travasata, come dicevi prima, dall'alto direttamente sulla serie 1. Quindi la serie 1 diventa un contenitore di tanti piccoli dispositivi, sia per la sicurezza sia per l'intrattenimento a bordo, e anche, visto che l'auto è un po' più giovanile rispetto al resto della gamma BMW, per introdurre nuove soluzioni di interfaccia con lo smartphone o nuovi telefonini, quindi nuove tecnologie. E poi il cuore e i motori di queste vetture, ormai la sovralimentazione la fa da padrone, sia nel diesel con tanti step di potenza e anche col benzina con questo 1.6 turbo che ha un rapporto prestazioni-consumi molto molto interessante. E la serie 1 si presenta molto, con una gamma molto ampia di motorizzazioni, con tra l'altro delle novità particolarmente interessanti, perché partiamo dal basso, dai 114 sia in versione benzina che diesel, che permettono un accesso molto interessante appunto alla gamma della serie 1, per poi arrivare fino all'alto, dove troviamo vetture particolarmente sportive, anzi addirittura con una M Performance, quindi una M135i da ben 320 cavalli, quindi una gamma veramente molto estesa. Ecco, tanti cavalli, cambio anche autorapporti anche sulla piccolina, e poi sempre in termini di trazione, di trasmissione, la trazione integrale arriva anche sulla serie 1. La 4x4 la fa veramente da padrone. Sì, in effetti è vero, l'anima è sempre posteriore proprio per la sportività, però abbiamo una trazione integrale chiamata X-Drive molto interessante, che interagisce anche con la dinamica del veicolo, quindi va anche a coprire un aspetto di sportività, e che incide tantissimo, perché in Italia siamo arrivati a periodi in cui una BMW su 4 vendute era trazione integrale. E non solo sulle versioni SUV, quindi diciamo sui fuoristrada, ma anche sulle versioni della serie 5, della serie 3, sia in versione berlina che touring. E adesso per la prima volta viene introdotta anche sulla serie 1, non c'era mai stata fino ad oggi, viene introdotta su due motorizzazioni, una particolarmente interessante per il mercato italiano, che è il 120 diesel, e l'altra è la versione invece sportiva che abbiamo accennato prima, quindi l'M135i, disponibile anche con trazione integrale. E se la serie 1 è una novità in assoluto, un'altra novità di questo momento che noi di Safe Drive abbiamo avuto l'occasione, tra l'altro, di poter provare in anteprima, una serie 3 con qualcosa in più. Un Active Hybrid, per ora solo sulla versione a tre volumi, sulla berlina, un motore twin turbo con oltre 300 cavalli e un motore elettrico che anche in questo caso, proprio da DNA BMW, dà ulteriore coppia e potenza. Sì, abbiamo una nuova versione ibrida che è veramente molto interessante, è una versione che giustamente abbina un motore termico benzina da 306 cavalli a un motore elettrico posizionato tra il motore termico e il cambio automatico a 8 rapporti da 55 cavalli, per una potenza di sistema di 340 cavalli, che è una potenza che aveva un M3 fino a una decina di anni fa. Con la cosa più interessante di tutto il contesto, la voce consumi ed emissioni. La voce consumi si dimezza praticamente rispetto a una versione particolarmente sportiva, ed è proprio bellissimo essere a bordo di quest'auto, perché a seconda di come la configuro è come se fosse la guida di due auto completamente diverse. Quando metto sport sono alla guida di una vettura che accelera appunto come un M3, perché siamo sotto i 5 secondi, ma invece quando mi metto in configurazione Eco Pro c'è una continua interazione tra il motore elettrico e il motore termico, e mi permette di guidare in pieno silenzio, ad esempio in ambito cittadino, dove il motore elettrico prevale e quindi mi muovo in puro elettrico. Tanto ricordami, la vostra gamma full hybrid adesso è molto estesa. Più ampia. Sì, è molto estesa, perché ormai copriamo con una tecnologia simile a quella della 3, quindi in modalità full hybrid, con un motore elettrico da 55 cavalli, copriamo la serie 3, la serie 5, la serie 7, anche questa è una novità di autunno, e poi abbiamo un X6, sempre full hybrid, con tecnologie leggermente diverse. Ecco, sempre di più, quando si parla di BMW non è solo prestazione assoluta, ma è anche eco, inteso come ecologia ed economia.
Silvio, ci hai raggiunto oggi in redazione, stavi giocando o lavorando con il tuo palmare, mi facevi vedere una cosa interessante legata al controllo dei consumi col telefonino che dialoga con la vettura. Racconta ai nostri telespettatori questo aspetto curioso. No, questo è un aspetto molto interessante di quello che un'auto moderna può fare con l'elettronica, soprattutto l'elettronica anche dei nuovi sistemi, appunto dei telefonini, dei tablet, eccetera. E ormai i veicoli sono integrati con l'ambiente in cui li circonda, ed esempio una tre ibrida è in grado di, tramite il navigatore, sapere dove sta andando e quindi impostare le condizioni dell'auto in base alla strada. Un bellissimo esempio: sa che sta entrando in una città, quindi sa che dovrà usare molto l'elettrico, la vettura farà in modo di arrivarci con la batteria dell'ibrido completamente carica per poi usare il più possibile il motore elettrico appena arriva in città. Tutte queste funzioni poi sono interfacciabili grazie a BMW Apps, quindi delle applicazioni che sviluppa BMW e poi lavorano con appunto smartphone o tablet, sono perfettamente integrati e quindi li posso poi visualizzare sul telefonino. Perciò educazione tecnica, ma educazione anche dinamica sul guidatore per arrivare all'eccellenza del risultato conclusivo. Grazie Alessandro. Grazie. Per la rubrica in rosa di questo mese abbiamo scelto la Subaru Trezia, la piccola vettura compatta del marchio giapponese che, rispetto alle altre sorelle in gamma, strizza l'occhio a un pubblico principalmente femminile. Non solo, grazie alle sue dimensioni si adatta anche agli automobilisti che necessitano di spostarsi comodamente in ambito urbano. Passiamo la parola alle nostre giornaliste per scoprirne pregi e difetti. Benvenuti carissimi amici di Safe Drive, si rinnova l'appuntamento mensile con la rubrica in rosa, tutta dedicata al mondo femminile. La versione che proveremo oggi è la Subaru Trezia 1.4 turbo diesel da 90 cavalli nella versione exclusive. La Trezia è la piccolina della famiglia Subaru, l'unica che non propone il motore boxer e non propone la trazione integrale, ma entriamo subito nel dettaglio di questa piccolina. Sono tre gli elementi che caratterizzano la piccola Subaru Trezia. Partiamo dalle dimensioni. Trezia è una vettura compatta. Infatti la vettura misura quasi 4 metri, 3 metri e 99 centimetri per la precisione come lunghezza, 1 metro e 59 come altezza e 1 metro e 69 come larghezza. Ma è anche intelligente. Sì, è una vettura anche intelligente la piccola Trezia, soprattutto nella suddivisione degli spazi interni. Oltre al fatto che il sedile posteriore può essere abbattuto per aumentare la volumetria del bagagliaio, all'interno troviamo dei sedili che possono essere regolati anche in altezza e numerosi vani porta bevande ed anche porta oggetti. Ma Trezia è anche una vettura ecologica. Infatti la vettura che abbiamo in prova oggi, la 1.4 turbo diesel, emette 115 grammi di anidride carbonica per chilometro e con un litro di carburante si possono percorrere fino a 22,7 chilometri. Lo stile e il design della Subaru Trezia sono quelli tipici di una urban car, vivace e anche dinamica. Nella parte frontale il family feeling richiama la gamma Subaru, soprattutto nella calandra, dove abbiamo un disegno a forma di ali di gabbiano che ritroviamo anche sulle altre vetture della casa giapponese. Sul retro della vettura troviamo un ampio portellone dove all'interno troviamo un bagagliaio di carico che ci regala spazio fino a 429 litri. Invece con i sedili posteriori abbattuti lo spazio disponibile raggiunge gli oltre 1300 litri. Una chicca, la luminosità dell'abitacolo grazie al tettuccio panoramico che si apre elettronicamente semplicemente cliccando un bottone. Grazie alla dotazione del cambio automatico a 6 rapporti, Subaru Trezia in questo caso garantisce una guida in città senza stress. Ma non dimentichiamoci che possiamo raggiungere i 175 km/h, permettendoci così di percorrere anche tratti autostradali senza nessun tipo di problema. Nel divanetto posteriore troviamo grande spazio e le mamme sono agevolate in tutta sicurezza grazie agli attacchi Isofix per il seggiolino dei bambini.
prima di concludere però ricordiamo il prezzo della Subaru Trezza, che con il motore 1.4 turbo diesel e il cambio manuale parte da 21.600 euro. Per avere il cambio automatico come per l'unità che abbiamo in prova oggi si aggiungono 800 euro. A noi cari amici di Safe Drive non resta che darvi l'appuntamento per la prossima prova su strada in rosa. Ciao! Ciao! Si conclude così, cari amici, la puntata 266 di Safe Drive. Prima di salutarvi però ricordo come sempre che la nostra redazione vi tiene compagnia costantemente. Potete infatti consultare le nostre pagine di Facebook e Twitter, dove trovate tutte le informazioni relative ai nostri progetti e anche qualche foto del backstage dei nostri servizi televisivi. Vi invito inoltre a seguirci sul nostro sito internet www.safe-drive.it, aggiornato quotidianamente con le notizie più importanti provenienti dal settore motoristico. Non dimenticate infine che potete anche contattarci attraverso l'indirizzo di posta elettronica info@safe-drive.it e che tutti i nostri reportage possono essere rivisti sul canale YouTube Safe Drive Channel. Per questa sera è davvero tutto, continuate a seguirci perché con Safe Drive l'automobile non ha più segreti. Un caro saluto da Valeria Bocca e da tutta la redazione. Arrivederci da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Alcar, your wheel partner. D-Link, building networks for...